attorno ai festeggiamenti in onore di Maria Santissima della Montagna. Ecco, tanta tradizione qui a Taurianova, dalla Ceramela, è molto sentita questa festa. È vero, c'è tanta tradizione e fede, perché la tradizione, diciamo, è legata alla devozione alla Madonna della Montagna, che si trasforma anche in atto di fede, di conversione. Troviamo tanti segni e gesti esteriori, diciamo, quali sono le luminarie, la festa, qual è la ceramica, i giganti, le stelle votive, ma la cosa bella è che c'è tanta devozione, c'è tanta fede, quindi sarà anche un momento di gioia, di festa e anche di conversione. Quindi invitiamo tutti a venire a Taurianova per 3 giorni di festa. Certamente, già da oggi, da stasera, i festeggiamenti religiosi, vabbè, ci saranno la Santa Messa, poi domani avremo la processione alle ore 18:30, la grande processione un po' per le vie della città, e ricordiamo anche i festeggiamenti civili. Soprattutto stasera avremo Barreca in concerto, una grande serata di un cantautore calabrese che sta andando oltre i confini calabresi, anche nazionali, ma è di Taurianova, quindi è un grandissimo orgoglio. Vi invitiamo a sentire veramente Barreca e tutta la sua band. Domani sera avremo la banda di Tiriolo, la città dei due mari, che è una delle poche bande ancora civili calabresi veramente rinomate, e poi vi aspettiamo giorno 9 per il gran finale con il concerto di Pupo, uno dei pochi concerti in Calabria di Pupo. Venite veramente a Taurianova, vi aspettiamo 7, 8 e 9 a Taurianova. Signor Romeo, lei è un maestro delle stelle, nasce una passione per realizzare queste stelle in occasione della Madonna della Montagna di Taurianova. Ecco, tra la fede, la sua passione, l'amore che ha verso Taurianova. Allora, io all'epoca ero un pasticcere, quando mi sono andato in pensione mi sono dedicato al comitato feste. Nel comitato feste ho visto che c'era una carenza di, per quanto riguarda queste stelle per la Madonna, no? Che è una lunga tradizione secolare, però mi sono impegnato per poter definire queste, per fare queste stelle, e mi sono imparato per fare queste stelle. Grazie alla Madonna che mi ha dato la forza per poter arrivare a questo traguardo, ho cominciato a fare delle stelle, e logicamente oggi come oggi mi ritengo che sono, non che lo dico io, ma lo dicono il pubblico, che faccio delle stelle meravigliose, perché a me mi piace sempre inventare qualcosa di nuovo. Infatti quest'anno ho inventato di farmi questa barca un pochettino particolare, no? Perché è una cosa particolare. La barca con la stella della... Sì, è la barca che entra dentro la stella della Madonna. La stella entra dentro la barca della Madonna. Ecco, diciamo che tradizione vuole che a Taurianova il 29 di agosto, sì, il 29 d'agosto, ognuno nelle loro abitazioni appendeva... La popolazione di Taurianova c'ha questa tradizione che nei barconi si appende questa stella per la Madonna, come tradizione. E si accende per tutti i 9 giorni della novena? Sì, diciamo che fino al giorno 10... Si accendono le stelle, poi il giorno 10, quando naturalmente Madonna, una cosa che si stava perdendo, e lei naturalmente sì, perché ci vuole anche una cosa che si stava proprio perdendo, proprio ce n'erano pochissime quando io 15 anni fa, quando sono rientrato nel comitato, c'erano poco stelle, no? E poi anche per poter agevolare il comune, 2-3 anni fa, no? Ha fatto una scuola per gli anziani delle stelle, infatti gli ho insegnato a qualche anziano di poter fare queste stelle. E oggi nei barconi di Taurianova vediamo appesi. Guarda, nuovamente oggi ci sono tantissime stelle, e penso che con quelle che ci sono, diciamo per un bel po' d'anni. Questa è una delle più piccole che ha realizzato. Questo qua invece è una baciur. Che viene messa sul comodino, no? della casa, infatti. Quindi lei spazia sulle sue fantasie, ecco. Infatti mia figlia ce n'ha due. Ecco, spazia. E non le vuole che nessuno gliele tocca.